Il governo regionale, rappresentato dal presidente Oliverio, si è molto impegnato a sostegno di tutte le imprese calabresi, quindi a sostegno delle internazionalizzazioni intese in senso più ampio. Dal punto di vista turistico e anche portuale non potevano mancare, diciamo, le attenzioni rivolte a questo ambito, proprio perché la regione ha quasi 800 km di coste, quindi tra Ioni e Tirreno. E ovviamente è stata prestata un'attenzione particolare con investimenti specifici proprio sui porti. Ci sono stati stanziati 58 milioni di euro rivolti proprio a 10 porti calabresi. La partecipazione della Regione Calabria al Salone Nautico di Genova è una delle tante iniziative che sono promosse dalla Regione Calabria, dal governo regionale e quindi dal settore internazionalizzazione a sostegno del sistema produttivo calabrese, quindi i beneficiari sono le imprese calabresi, in questo caso i cantieri nautici calabresi. Ci sono altre manifestazioni fieristiche nell'ambito del piano per l'internazionalizzazione finanziato con fondi PAC 14-20 a cui aderiamo. Si tratta sempre di iniziative appunto a sostegno delle imprese calabresi e che abbracciano vari comparti che rappresentano al meglio quelle che sono anche le tipicità e le eccellenze calabresi. Gli stessi operatori sono tutti molto soddisfatti, stanno facendo diciamo affari, ci sono ordini che stanno concludendo, quindi sono molto soddisfatti. Fatti di questo, e questo diciamo ci fa fare un bilancio positivo sulle iniziative, anche sulla strategia, che è una strategia giusta, quindi bisogna proseguire sia nel comparto della nautica sia in altri settori.